La Corte di Giustizia europea ha bocciato la riduzione dell'IVA sugli ebook da parte di Francia e Lussemburgo, che poneva fine alla disparità di trattamento tra libri cartacei ed elettronici. Un no che rischia di coinvolgere a breve anche l'Italia, che ha introdotto a partire da quest'anno un identico provvedimento, portando la tassazione sui libri digitali dal 22 al 4%, anche per sostenere uno dei pochi settori in crescita nel campo dell'editoria. Questa sentenza è una sconfitta per voi? Avete puntato molto su questa riduzione dell'IVA? Io credo che sia una sconfitta della coerenza e una sconfitta della cultura, perché io ho sempre pensato che un libro cartaceo è un contenuto culturale. Abbiamo in tutta Europa una IVA agevolata, anche addirittura sui libri in CD, non si capisce perché in formato digitale questo non avvenga. Ma sapevamo, anche con il ministro Franceschini, perfettamente che questa è una battaglia che si fa a livello europeo, e infatti la presidenza europea dell'Unione nell'ultimo semestre si era molto battuta per questo, e per quanto mi riguarda la battaglia fatta insieme Parlamento, spero Commissione e Consiglio, quindi è solo una prima tappa. In realtà il mancato via libera all'IVA ribassata ha provocato le proteste delle opposizioni al Parlamento di Strasburgo. Chi vince e chi perde dopo questa sentenza europea? Perdono i cittadini prima di tutto. Non si è capito che il mondo cambia e quindi si sta evolvendo, e questa poteva essere un'occasione per creare nuovi posti di lavoro. Le barriere digitali devono essere assolutamente abbattute, distrutte. Perdono i cittadini, e anche per il modo come è stato portata avanti questa richiesta, perché la Corte aveva già detto che Lussemburgo e la Francia sarebbero andati in infrazione, e quindi probabilmente andremo in infrazione anche noi, e i cittadini dovranno pagare. Il ministro Franceschini ha parlato troppo in fretta, l'Europa tra virgolette l'ha bastonato, e quindi per l'ennesima volta ci troviamo di fronte a delle promesse da parte del governo che poi non sono attuate. Quindi l'IVA rimarrà al 22% e non viene portata al 4%, con il risultato che per l'ennesima volta vendono la pelle dell'orso senza averla catturata. Quindi si creano delle aspettative, per il risultato finale è che l'Italia non è in grado di portare le proprie istanze in Europa, infatti viene bocciata come scuola. La sentenza della Corte europea non è stata una sorpresa. Da sempre la Commissione di Bruxelles e gli organismi giudiziari fin qui interpellati avevano ritenuto l'ebook un servizio e non un bene fisico equiparabile al libro cartaceo. E ora, dopo Francia e Lussemburgo, anche l'Italia rischia una procedura di infrazione per violazione degli obblighi imposti dal diritto comunitario. Ma all'orizzonte si intravede una soluzione. Il Parlamento di Strasburgo vuole inserire la cultura tra le priorità della politica fiscale. Come rimediare? Come può intervenire il Parlamento? Il Parlamento, io ho avuto modo già nell'audizione del commissario Navracsics, commissario della cultura e dell'educazione, di chiedere un suo parere, e lui era personalmente in favore. Ho chiesto che la commissione si pronunci, c'è una grande occasione. Quando adesso il commissario Oettinger, che è responsabile del digitale, presenterà la proposta per il mercato unico digitale, l'ebook deve essere considerato un prodotto culturale e proporre un'armonizzazione dell'IVA a livello europeo. Solo così noi diamo seguito alla grande battaglia fatta anche con l'Italia e con altri paesi in questi mesi. Il Parlamento può fare tanto, soprattutto in questo periodo in cui si discute di copyright e quindi della nuova riforma. E io sono la relatrice per quanto riguarda proprio la Commissione Cultura, e per me è talmente importante il mondo del digitale che io ho equiparato nella mia relazione il prestito per le biblioteche del libro fisico a un libro digitale. Adesso vedremo però anche come votano anche gli italiani la mia relazione. Perché è perplessa, non è convinta che gli italiani la voteranno? No, non so, ho qualche dubbio. Io comunque ce la metto tutta e farò anche di tutto per cercare dei compromessi, perché si devono creare nuovi posti di lavoro, soprattutto in un momento così di crisi. Vedremo, le farò sapere.